Patatini e patatini, mi ha spaventato il gatto. Freya! Ciao a tutte patatini e patatini, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi voglio far vedere tutte le cose che mi sono arrivate dalle collaborazioni, mi hanno regalato per il compleanno, ho comprato io nel corso di questi giorni. Iniziare subito con le collaborazioni, così ce le togliamo dalle balle e così le aziende sono contente e guardano il video e ciao. E poi vi farei vedere i veri e propri regali, le cose che ho acquistato, quindi... niente, iniziamo. Prima di farvi vedere le scarpe volevo aprire una parentesina. Non ve le faccio vedere tipo nel dettaglio, indossate, ve le faccio vedere così e ve ne parlo di come mi sono trovata. Perché abbiamo girato io e Daisy un video molto speciale che vedrete più avanti sul mio canale My Shoes Collection, quindi vedrete più avanti questo video. Inizio col parlarvi di Lovely Wholesale. Lovely Wholesale mi ha mandato 1, 2, 3, 4, 5 paia di scarpe. Parto subito da queste scarpe veramente molto molto basse ma anche molto comode. Il piede al suo interno sta veramente comodo, almeno io mi trovo molto bene. L'unica pecca forse è che ha la punta molto lunga e quindi le dita arrivano fino a qua e rimane la punta leggermente vuota e mi dà un po' fastidio quando cammino, perché quando vado a piegare il piede molto spesso io inciampo per cavolate, quindi vado a toccare, cioè non ho sensibilità in questo punto della scarpa, quindi la vado sempre a prendere dentro col pavimento. Però è piccolo appunto per me perché sono scema e non so camminare. Comunque queste sono le scarpe. Qua sotto c'era una pellicolina che non so se dovevo togliere, non l'ho tolto, ma camminando si è tutta rovinata. E sono questo color nude marroncino bellino e stanno molto bene questo con i jeans skinny, proprio attillatissimi, o magari anche i boyfriend jeans girati con risvoltino stile acqua in casa, perché li trovo veramente molto molto vintage, bellini e mi piacciono un sacco. Sono scarpe che costano davvero pochissimo su questi siti e quindi alcune sono di materiali decenti, altre sono veramente plasticose e si vede. Queste qua ad esempio sono plasticose e si vede, però stanno durando perché le ho già usate una 5 volte e ci ho camminato e sono durate. Le altre scarpe che vi faccio vedere, parlando di dipende da quali scegliete, ci sono queste che sono favolose e c'è scritto Zara Basic Collection. Presumo siano quelle che poi vende Zara, perché comunque le ho già viste vendute da Zara. Sono bellissime perché sono veramente molto molto fashion e anche queste con i jeans attillati ci stanno benissimo, o con una gonna, insomma, quando vuoi fare tipo lo so che non sembra il mio stile, ma quando vuoi fare la donna in carriera ti metti queste. Allora, non avendo il plateau, quindi sono scarpe comunque con un tacco molto basso, non danno tanto fastidio, però appunto non avendo un plateau, se il tacco fosse stato più alto sicuramente i miei piedi avrebbero sofferto. Niente, queste sono fatte veramente bene. Qua fuori sono tipo sono finto alcantara. Come sapete io non sono la persona giusta per parlarvi dei tessuti e cose varie, però comunque cioè, sono davvero molto molto belle. Sempre simil Zara, perché anche qua c'è scritto Zara Woman, però boh, chi lo sa. Queste qua sono dei sandaletti veramente molto carini, anche questi stile fashionista. Sono dei sandaletti con questo laccettino e questo tacco veramente gigante, cicciottoso. Sono comodi anche questi perché come vedete sono veramente bassi. L'unica pecca forse è che chi non è abituato a camminare con i sandali ha il piede praticamente nudo, perché c'è solo questa strisciolina che tiene il piede. Sempre dello stesso stile ho preso queste qui fucsia. Sì, sono particolarissime, stile anni 90 Barbie. E queste però hanno lo strap, cioè tipo che Andrea ha detto ma che cacchio di scarpe hai preso? Però mi piacciono un sacco e hanno la punta simile a questi qua, di finta Zara, o vera Zara, non si sa. Però hanno anche questo questi laterali in plastica trasparente. Diciamo che tengono un po' di più il piede, quindi lo senti più saldato alla scarpa. Non danno fastidio, comodissime anche queste. Ultimo paio di scarpe da questo sito sono queste qua, simil Jeffrey Campbell, tutte piene di paillette oro. Allora, sono solidissime, fatte strabene. L'unica cosa che non mi piace è che i glitter cadono. Non è che dici sono glitter e poi sono state coperte. Sono stati lasciati così liberi e quindi perdi glitter ovunque. Questa è l'unica pecca e danno un po' fastidio qua perché i glitter sono anche in questo pezzo del cinturino. Quando li metti ti graffiano un po' il piede e non mi piace tanto la parte qua davanti perché le dita sono tipo tagliate, sono smorzate. Però mi piacciono tantissimo le scarpe, sono veramente strafine. L'ultimo paio di scarpe che viene da un altro sito, sia Rose Wholesale. Rose Wholesale mi aveva già inviato le simili Jeffrey Campbell, però le Coltrane. Come sapete mi sono trovata benissimo. L'unica pecca è che le Coltrane, finte Coltrane, adesso stanno iniziando a cigolare, quindi quando cammino si sente tipo E quindi ho scelto queste qui che sono veramente strafighe. Se ti vuoi vestire alla Luana, queste sono favolose. Con il plateau evidente, come potete vedere, vi assicuro, queste le ho tenute una sera e queste non le senti. Sono veramente bellissime e comodissime. In finta pelle, plasticosa, dentro sono tipo scamosciate, vengono molto calde il piede, infatti d'inverno credo che le userò molto di più perché soffrirò di meno. E insieme a queste scarpe ho scelto sempre su questo sito questa borsa che non mi piace affatto perché è proprio
proprio plasticosa e mi fa cagare, cioè detto proprio papale papale. Sul sito sembrava più carina, più portabile, più decente, invece non mi piace per niente. Troppo plasticosa e sembra proprio una cinesata, non mi ispira tanto. Però ovviamente la utilizzerò perché non ho una borsa di questo colore, magari piena e indossata con un outfit particolare può essere decente. Vi parlo di Shinside. Shinside mi ha inviato 3 capi, li ho già provati, indossati e rimessi nelle buste perché sennò altrimenti mi dimenticavo da dove venivano. Allora, il primo è questa maglietta barra vestitino. Lo so, è stranissima, però a me piace tanto. Questa parte qua è tutta in cotone color jeans e la parte sopra invece è fatta tipo similpi, come potete vedere, tipo centrino della nonna, un centrino della nonna in jeans. Però è veramente bella, sapete che io faccio outfit particolari. Non ve li faccio vedere indossati perché è un programma lookbook prossimamente con tutti questi abiti e altri. Poi ho scelto questa magliettina, veramente l'ho definita triste perché ho sempre scelto capi particolari, però mi piace veramente tanto perché ogni tanto le magliettine tristi con un jeans ci stanno. Come potete vedere, molto molto morbida, scialla, e ha le maniche, ha questo taglio color ciprian con questo tessuto, non so se è chiffon, non so come definirlo. Questi invece non li ho ancora usati, li ho provati ma non li ho ancora usati in giro, devo essere sincera. E sono degli shorts neri di jeans tutti strappati come al mio solito, perché purtroppo da me fa già freddo, cioè tipo in casa si sta da Dio, fa un caldo della Madonna, perché a parte che adesso è tutto chiuso, fuori c'è già l'aria fredda e non mi piace sta cosa perché, cioè, io l'estate ancora non l'ho vissuta. Vabbè, sono fatti tutti e 3 meravigliosamente bene. Io i siti che vi mostro sono siti che comunque ci collaboro da tanto e mi piacciono veramente tanto. Se c'è un capo che non mi piace lo dico. Passiamo a Choice. A Choice ho scelto questo crop top a mezze maniche e ha questi fiorellini sulla zona delle tette, molto molto carini, e questo qua l'ho già indossato e mi piace un sacco, veramente carinissimo, me l'avete già anche visto. È tutto in cotone elasticizzato, quindi veramente comodissimo da indossare. Poi c'è questo, che è una specie di vestito a pantaloncini, veramente molto bello, elegante, strafigo. L'avevo visto tipo su 10 foto su Instagram. Ha queste maniche in simil pizzo con i fiorellini trasparenti, qua davanti ha un'apertura, praticamente una scollatura che arriva fino all'ombelico, e questa è la pecca perché non so come metterlo. Io non vado in giro con le tette al vento, tantomeno senza reggiseno, non ci riesco proprio, a meno che non c'è una fascia che mi trattiene, e questo lo dovrei indossare o con una fascia bianca, ancora non l'ho provato, ma l'ho provato con il reggiseno e sta veramente male, a meno che non è un reggiseno della Victoria's Secret strafigo. Ha il coraggio di andare in giro con il reggiseno a vista, allora ok. Però io ancora non ho trovato a parte il freddo eccetera eccetera, non ho ancora trovato l'occasione per metterlo. Qua in basso è fatto tipo con tutte queste rouge carinissime, che sembra quasi un pigiamino degli anni 20, però veramente molto carino, cioè se hai le gambe secche ti sta benissimo. E l'ultimo invece è questo qua, che viene chiamato tipo spaghetti qualcosa, ed è sempre la linea vestiti a pantaloncino, come li chiamo io. È fatto in questo modo, è blu, è bellissimo, questo mi piace un sacco come mi sta, cade dritto senza neanche una forma, stra fatto bene. Poi passando a OASAP, ho visto questi pantaloncini, ci sono 3 capi anche qui, ho visto 3 pantaloncini, ho visto i pantaloncini da Otta, e quando li ho visti ho detto no, ma sono fighissimi, li voglio anch'io, e voilà, li ho presi pure io. Li ho già indossati, mi piacciono un sacco, mi piacciono tantissimo. Questo è un tessuto che viene chiamato crepe qualcosa, ora non mi ricordo, e vabbè, è veramente particolare come tessuto, come ha spiegato anche lei, veramente sono fatti benissimo. Questo elastico in vita è tipo tutto questo filo lucido che simula il brillantinato. Li potete portare o a vita alta o a vita bassa. Poi ho scelto questa maglietta e me ne sono innamorata. Questo crop top veramente molto molto bello, con le maniche tagliate larghissime, con questa scritta Philadelphia, questo da tigre con queste strisce sul fondo, bellissimo, questo color grigio fumo e la scritta bianca, insomma è bellissimo davvero. Poi c'è questo, non so come farvelo vedere, questo è un vestito, allora come vedete è stra trasparente, tutto in pizzo morbido, non punge, non dà fastidio, è elasticizzato, quindi finto pizzo. In vita è cucito in questo modo e ha tutta questa gonna lunghissima tagliata tipo in modo asimmetrico, sembra tipo una streghetta quando lo metti, è bellissimo. Poi ho scelto questo, che l'avevo già visto da Luan, ma non avevo il coraggio di prendere perché sembrava troppo tipo stile Il Quinto Elemento quando è tutta fasciata. Cioè, mi piace un sacco, però non sapevo come abbinarlo. Invece poi ho avuto il coraggio di decidere di prenderlo. Partiamo subito dal davanti, se riesco a farvelo vedere. È fatto così. È praticamente una specie di gonna
quindi una skater skirt molto molto corta, vi avviso, vi si vede il culo, quindi io sotto ci abbinerei tipo sicuramente i pantaloncini, quelli classici, tipo delle culotte lunghissime nere, tutto elastico, e dietro c'è questa cerniera che apre il tutto, veramente molto molto bello. Anche questo mi piace un sacco come mi sta. Ultima collaborazione, se non erro, perché vi ho fatto vedere tutto, è da Bag Inc. Bag Inc è un sito che mi ha contattata più di un mese fa. Ho avuto modo di provare e riprovare e trattare male questa borsa. È una borsa fatta strabene, cioè cucita veramente perfetta, troppo vera pelle. E poi ho detto, ah, ecco perché costava così tanto. È la simil Rocco Duffel di Alexander Wang, però ovviamente è tarocca. E questa borsa qua si chiama, mi pare, Alexa Studded. Le borchettine sul fondo dorate, e questa è color cioccolato. È davvero bellissima, cioè guardate come la sto trattando, per farvi capire veramente com'è. Cioè, solida e morbida allo stesso tempo. Di qua ha la taschina laterale come l'originale, questa zip gigante. All'interno ha le taschine laterali, fatta veramente molto bene, io la adoro. E, cioè, che dire, io la utilizzo tutti i giorni in questo modo, a tracollina. E, boh, veste un sacco, a me piace tantissimo e credo di non cambiarla più. Vi lascio tutti i link di queste collaborazioni nell'info box di tutto quello che avete visto. E adesso passerei a farvi vedere velocemente le cose che mi hanno regalato o che ho comprato. Non le includo nelle collaborazioni perché è stato un regalo da Benefit e da Alessandra. Questa borsa è bianca, con la scritta da tutte e due le parti, tutta colorata, bellissima. E poi all'interno è fucsia. E c'è scritto anche qui Benefit, è bellissima. Poi mi hanno omaggiato di questi tre prodottini nuovi. E ancora non so se ve li posso far vedere perché sono talmente rincoglionita che non mi ricordo se mi aveva detto di farli vedere in anteprima o dopo. Quindi vabbè, ve lo dico che sicuramente nei prossimi video vi parlerò di questi tre prodotti. Per il resto ringrazio Benefit, è stato veramente un bellissimo pensiero. Poi mi ha fatto anche la letterina di auguri. E la mamma di Andrea mi ha regalato questo porta gioielli, collane, anelli, bracciali, insomma. Mi piace anche così vuote, molto vintage. Tutto in legno. Poi la sorella di Andrea mi ha regalato una cavigliera, faccio un po' fatica a farvela vedere, però è bellissima, con una lumina. Da mia cognata e mio fratello questa magliettina di Tally Whale. Siamo andati da Tally Whale e mi hanno detto scegli quello che vuoi, e io non volevo fargli spendere soldini, però loro insistevano, allora ho scelto questa magliettina che non costava tanto, però mi piaceva un sacco. Vabbè, adesso la spallina non si attacca, è fatta così, potete toglierle anche le spalline perché ha all'interno questa parte siliconata che rimane su da sola, ha le coppette all'interno rigide ed è veramente molto carina. Stringe un sacco perché è elastica, però vi fa veramente magre, cioè è bellissima. Grazie aeroplano, grazie, ciao mio amico. Questa qui è fatta così, bellissima, con tutte le roselline, grazie. La mia mamma, oltre ai mille mila regali, mi ha fatto queste fascettine da mettere sotto i vestiti perché mi servivano, non le avevo. Questa anzi fatta così, e questa maglietta che amo. Beh, questa maglietta con scritto Star Wars, il disegnino di Star Wars, bellissimo. E ha tipo le maniche strascialle, le chiamo io, perché appunto sotto mettete la fascettina e si intravede tutta la pelle, bellissima, bellissima. Quando sono arrivate Giulia, Alessia e Otta mi hanno riempito di regali. Il primo regalino che mi hanno fatto sono stati questi, i cincetti. Tipo che ho riso un sacco, c'è anche la foto, ve la metto qui. E li ho messi subito appena me li hanno dati, che ho spacchettato il primo pacchetto. E c'è anche questa cincettina a fascia, cioè strabella. Poi ho aperto gli altri pacchi e c'erano tutti questi leggings, tra cui questi che ho su adesso, sono veramente stramorbidi. Poi mi hanno fatto altri regali, quindi i make-up posi, adesso ve li farò vedere a random. Volevo farvi vedere anche le letterine delle patatine che mi hanno incontrato a Milano. Grazie Elena per la tua letterina, veramente l'ho adorata tantissimo. Aurora, Angie, cioè veramente mi avete fatto felicissima quando ho ricevuto tutte queste letterine da voi, quindi grazie patatone, vi voglio bene. Io ho fatto degli acquisti su eBay, ho acquistato queste cover, mi sono arrivate tutte, me ne mancano due dell'iPhone, però purtroppo non funzionano i citofoni e quindi mi devono lasciare la letterina e io devo andare a ritirare. Allora, ho preso questa per l'iPad mini ed è Gennarino di Moschino, ovviamente tarocco, pagata 10 euro. Se riesco vi metto il venditore qua sotto di tutte quante. Poi c'è questa che l'ho pagata, mi pare, non voglio dire una cavolata, a meno di 6 euro, in silicone come questa, è con i Puawini. Poi c'è questa che ho messo per adesso perché mi è arrivata ieri, con la chiappa sogni tutta colorata, bellissima, e questa protegge lo schermo, quindi l'ho messa proprio per quello, anche se fino a ieri avevo questa perché mi piace un sacco. E poi per l'iPhone ho scelto questa, pagata mi pare meno di 1 euro, e c'è lo stregatto, fatta veramente quasi stile mandala, bellissima, tutta colorata. Sono arrivate tutte in meno di 2 settimane. Quando siamo andate a Milano sono andata da Mac e ho comprato qualcosina perché Andrea, diciamo, mi ha detto ma sì, dai, prendile, contare come regalo di compleanno.
sono io, madonna. Ho preso questa palette per appunto gli ombretti da prendere singolarmente e per adesso ne ho preso solo uno. E ho preso la mia prima cialdina di questo marroncino bellissimo, opaco, di nome Espresso. Poi ho preso Teddy, Velvet Teddy, che è questo color carne, anche questo matte, opaco, simile a questo che ho su della Makeup Forever che mi hanno regalato Giulia, Otta e Alessio. E l'ha preso anche Giulia, quindi abbiamo il rossettino uguale. Poi ho preso questo blush che si chiama Dolly Mix ed è uno sheer tone shimmer blush. E anche questo mi piace un sacco, strascrivente. Ed infine lo Studio Fix Fluid, quello che con l'SPF 15 che mi era finito. Stavolta l'ho preso nella tonalità NV13. Ad esempio avevo detto NV15, ma scherzavo, l'ho preso in NV13 perché l'ho visto che c'era più chiaro e l'ho preso più chiaro. Ed è, ragazze, il mio colore. Finalmente ho trovato il fondotinta del mio colore. L'NC15 era leggermente troppo giallo, anche se era perfetto ai miei occhi, però dopo aver provato questo, veramente, questo è il mio colore. Poi vi tiro su, insomma, le cose random. Da Giuliotta, e includo, vabbè, quando dico Giuliotta, sapete che sono da loro. La cipria della Bourjois, bellissima. Io della Bourjois non avevo mai provato niente, loro mi hanno regalato questa cipria. Poi, sempre da Giuliotta, The Body Shop, questa bronzer barra blush illuminante tutto insieme, bellissimo. Sempre da Giuliotta, i Color Tattoo, questo qua non l'avevo mai provato, di Maybelline. Questo qua è 75-24 carati gold. È una cosa spaventosa. Ancora non l'ho provato, ma quando l'ho swatchato davanti a loro, cioè, ci sono rimasta di merda. È veramente molto molto bello e non vedo l'ora di farci qualche trucco particolare. Ed infine, sempre da loro, l'Aqua Rouge di Makeup Forever, che ho su indosso ora senza aver utilizzato però la parte lucida, perché mi piace questo effetto matte. La mia mamma poi mi ha regalato questi lip butter, che già ce li ho, della Labello, però me li ha riregalati perché così fa hai le scorte. Questo profumino della Shaka, che si chiama Wild, ed è un profumino da borsetta con il roll-on. E poi, sempre la mia mamma, questi due braccialetti strafighi. Io poi avevo comprato tempo fa l'highlighter powder della Essence, la Wave Goddess, non so come si pronuncia, insomma. Non l'ho ancora utilizzata bene, però mi piace tantissimo il packaging, insomma, di come è stata pressata la cialdina con questi fiorelloni hawaiani. Questa l'ho presa perché Marzia, ciao Marzia, mi aveva detto di provarla perché l'aveva presa anche lei e gli era piaciuta, mi era piaciuta un sacco anche a me quando mi aveva mandato la foto. Poi ho ripreso il Stay All Day Concealer da parte di Daisy. Questi prodottini, insieme agli altri che purtroppo non li ho tirati su, però vabbè, ve li avevo fatti anche vedere nella Makeup Collection. Allora, c'è questo duo di ombretti della Oriflame Beauty. Ancora non li ho utilizzati, però sono bellissimi, anche da portare in giro. E sono queste due cialdine, chiaro e scuro. Poi questa matita per le sopracciglia di Gilles Cagnier. L'ho già usata ieri questa, ed è proprio del colore del pelo delle mie sopracciglia. Però purtroppo ultimamente ho la fissa di farle più chiare, quindi magari la utilizzerò nella parte finale, poi la schiarirò con l'ombretto. Poi c'è sempre della Gilles Cagnier questo Vanity Lip Glosser, della tonalità 02. E per ultimo questo ombretto Vision of Style, sempre di Gilles Cagnier, di questo giallo strafichissimo. Cioè, davvero, questo giallo è strapigmentato. Quando l'ho provato, che me l'ha portato, cioè, guardate, è bellissimo! Niente, ragazze, questo era tutto, veramente. So di avervi fatto una testa tanta. Spero che vi abbia fatto piacere, spero di non aver dimenticato niente. E ovviamente, se ho dimenticato qualcosa, ve lo farò vedere in un prossimo video. Tutti i link, vi ripeto, sono nell'info box. Anche dei venditori di eBay, perché so che in tante magari me lo chiederanno. Dove hai preso la cover? La voglio anch'io, quindi vi lascio tutto giù. Ho smesso di parlare anche perché non ho più voce. Adesso mangio e poi esco con la mia mamma a fare queste cavolo di commissioni. Ok, un bacione, ciao patatine e patatini.